nuove coltivazioni, parliamo di grano, ci viene in mente invece l'Europa oggi ci presenta e ha dato l'ok a delle farine particolari, farine di insetti. Le farine di insetti è una novità. Francamente noi già mangiamo insetti, però questa non deve essere pubblicizzata come il discorso futuristico del nostro mondo. Noi siamo agricoltori, coltiviamo le nostre culture sono tracciate, danno una tracciabilità e una sicurezza di benessere alimentare. Per cui io quelle, le carni sintetiche e quant'altro che le multinazionali stanno investendo, chiaramente noi siamo poveri, loro sono ricchi e quindi quando si muovono quei colossi difficilmente riesce ad arginare. Però stiamo anche constatando una cosa, che l'Europa vuole che noi non dobbiamo coltivare, ma per assecondare chi? Non certo gli europei, ma per assecondare i paesi terzi. Questo significa dipendere dalle importazioni degli altri. Senta, lei in questo passaggio ha parlato di farine che probabilmente sono già fatte in Italia, di insetti, o qualcuno parla addirittura che già si mischia insetti con farine nostre? No, questo no, mischiare no, che ci siano delle farine già ci sono. Che ci siano degli insetti già in alcuni supermercati Conad e altri che hanno già accettato, Lidl hanno accettato di commercializzare questi prodotti, però devono mettere bene in etichetta come è composto il prodotto, per cui l'invito a tutti i consumatori, guardatevi le etichette perché potrebbe esserci anche qualcosa che non sicuramente digeribile da parte nostra, come mentalità, non per altro, che può darsi che come li mangiano gli asiatici potremmo mangiarli anche noi, però a me francamente mi disgusta solo il pensiero.